Grazie. Fermarti adesso. Qualcosa non va? Sì. Dovevi chiamarmi. E questo chi è? Non lo riconosci? È Isidoro di Siviglia, patrono dei computer e dei maghi del computer del mondo. Tu ne hai proprio bisogno. Posso regalartene uno per sicurezza? Oh, ti prego, non sono come te. Sì, certo. Ma solo perché sei bella e non vivi nello scantinato dei tuoi genitori. Smettila. A parte tutto, che c'è di male in fondo? Niente. È una delle ragioni per cui ti amo così tanto. Che c'è? Ecco, è che pensavo all'appuntamento di domani. Perché non passi meno tempo a preoccuparti di quello e ne passi un po' di più ad occuparti di me? Thank you.
Josh, non vieni a dormire? Sì, amore, mi ero dimenticato di finire una cosa. Arrivo. Esci così presto? Sì, ho quell'appuntamento. Ci vediamo a pranzo. Promesso. Sì. No, tutto fatto. Sto per muovermi. Dove sei? Non erano questi gli accordi. Non ho capito. No, no, nessun problema. Ci vediamo lì. Pensavamo che non tornasse così presto. Più di 4 giorni senza di me non potevate resistere. Solo che, non l'aspettavo. E comunque, come sta? Bene, hai rifissato la riunione con il gruppo di sviluppo? Sì, ecco, l'ho provvisoriamente fissata per giovedì prossimo, ma posso spostarla? No, se giovedì lei... va bene. La relazione dei test sperimentali? Sarà sulla sua scrivania in giornata. Bene, cosa dimentico? Prego? C'era qualcos'altro nella mia agenda, qualcosa di cui avrei dovuto occuparmi. Mi
sembra tutto sistemato. No, 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 controlla bene, c'è qualcos'altro, ne sono sicura. Sì, sì, voleva che le liberassi un pomeriggio in settimana per andare... a comprare il regalo di compleanno a Josh. Mi scusi. No, non importa. Posso spostare l'incontro con i programmatori di un paio di giorni, se... Carl, ti ringrazio, sei molto affettuoso, ma sto bene. C'è dell'altro? Sì, sono arrivati i responsabili della Ridge Bank. Li accompagno in sala riunioni. Sì, grazie, vengo subito. Ok. Spero di non disturbare. Mr. Broby? Carl, puoi avvisarli che arriviamo tra un minuto? Certo. Grazie. Che c'è? Niente. Sei qui. Ho del lavoro da fare, questo è il mio ufficio. Dove altro dovrei essere? Non c'era nessuna fretta. Avevo bisogno di fare qualcosa. Lavorare, sgombrarmi la testa. A casa mi sembrava di impazzire. E poi non potevo mancare oggi. Dalla polizia ancora niente? Le indagini vanno avanti, le faremo sapere, bla bla. Abby, nell'incontro con questi signori cerca Michael, di... non preoccuparti. Ok. Sono tranquillo. Comunque, a loro, a prescindere da quello che diranno, serve un nuovo sistema. Newman è in gamba, l'ho conosciuto anni fa a una mia conferenza. Hai fatto delle conferenze? Dove? Sì, all'università giù in centro, grazie. Risposte semplici, mi raccomando. Tutto chiaro? Farò del mio meglio. Grazie. Grazie. Kenneth Kelby, Oswald Newman, salve. Abigail molto Turner. Piacere. Abby è stata la nostra designer per 4 anni. Ora è diventata praticamente insostituibile. E ForSecure è la sua creatura. Non credo di esagerare se dico che ForSecure è al primo posto nella sicurezza informatica. Ho chiesto a Abby di farci da cicerone. Abby. Ah, grazie. Credo che possiamo cominciare. $24 di scambi al giorno, quasi $4 miliardi il volume d'affari quotidiano. Il mercato internazionale dei cambi nell'era digitale è enorme e questo lo rende un bersaglio. Virus, hacker, trojan, worm, ladri, potete chiamarli come volete, è gente che cerca di rubare il vostro denaro e statene certi, hanno i mezzi per riuscirci. Quello che offre la Custodis è il non plus ultra della protezione e il massimo della sicurezza per il mercato online. Il suo nome è ForSecure. ForSecure è uno straordinario software che gestisce online il sistema di sicurezza, soprattutto per proteggere le transazioni estere. Mi scusi se la interrompo, ma sono certo che abbiamo già un sistema di sicurezza adeguato. Non come questo. Beh, le confesso che quanto ho visto finora mi ha colpito. Non mi pare che il suo collega la pensi allo stesso modo. Sì, beh, forse è il caso di lasciare le banche ai banchieri e l'informatica agli informatici, beh, no? È per questo che Abby mi tiene lontano da questi incontri. Già. Allora, lì c'è... La centrale operativa, sì. Sì, immaginavo. Non è che... Oh, sì, si accomoda. Certo. Dopo di te. Ottimo, grazie. Prego. Processore più veloce, il computer più potente. Ah, davvero notevole. Esatto. Mi sembra un incontro positivo, Mr. Newman. Infatti. Prego. Ha tutti gli elementi che le servono riguardo al sistema? Sì, certo. Ma vede, Mr. Brobin, non potrò darle una risposta in tempi brevi. Ne parlerò con i miei collaboratori. E se reagiranno con il mio stesso entusiasmo, vi farò vivo. Bene, spero allora di sentirla presto. Anch'io. Grazie di tutto. Grazie a voi. Arrivederci. Miss Turner, è stato un vero piacere. Anche per me. Grazie. A lei. Sei stata grandiosa. Tu dici, secondo me dovevo essere più precisa. Scherzi, soprattutto... ma se li hai conquistati. Senti, volevo dirti che... so che ti è costato un grande sforzo essere qui dopo quello che è successo. Ma ne è valsa la pena. Grazie. Miss Turner. Due persone chiedono di lei. Chi sono? Beh, l'FBI.
Conosce quest'uomo? È Josh. Il suo vero nome è Gerard. Gerard Leary. Scusate, non capisco. Il nome di Leary è in una lista monitorata. Una volta identificato, siamo subentrati nelle indagini. Una lista? Che genere di lista? Una lista di criminali informatici. Cosa? Da quanto lei e Mr. Leary eravate legati sentimentalmente? Un po' meno di un anno. Vi dispiace per favore spiegarmi che succede? 6 anni fa Leary è stato condannato per truffa informatica e furto. Dopo aver abbordato donne singole ai vertici di un paio di banche, le ha sedotte per accedere al sistema informatico e ha rubato parecchi soldi. Poi ha avuto la condizionale ed è scomparso. Ed è apparso Josh Lawson al suo posto. Cosa volete dire? Che ha ricominciato. Senta, so che è difficile da accettare. Il Josh che conoscevo... Non esisteva, Miss Turner. Cioè, quell'uomo aveva preso di mira la custodis. È probabile. Siete meglio di una banca, no? Certo. Il nostro software protegge moltissime banche. Il nostro sistema di sicurezza è stato violato. È presto per dirlo. Scusate, ma che importanza ha ormai? Riteniamo che Leary avesse un complice che è ancora in giro. Può essere l'omicida e potrebbe mirare a lei. Cosa c'entro io? Se per Leary la chiave di volta del suo piano era lei. Chiunque ha ucciso Leary pensa la stessa cosa. Miss Turner, Leary è mai stato nel suo ufficio? Sì, a volte. Prima di andare a pranzo. Ok, gli ha mai comunicato le sue password? No, assolutamente no. Parliamo del suo personal computer. Si è mai accorta che lo usasse lui? No. Vorremmo esaminarlo. Se l'ha usato di nascosto, sono rimaste le tracce. Non intendo consentirvelo. Come, scusi? Il computer e il suo contenuto appartengono alla custodis, quindi... se volete che lo consegni a voi, dovete rivolgervi al tribunale. Possiamo avere un mandato quando vogliamo, Miss Turner. Allora aspettiamo il mandato. No, senta, Miss Turner, non ce l'abbiamo con lei. Questo lo so, ma... vi presentate qui per dirmi che il mio ragazzo, che è stato ammazzato, era un impostore e un criminale. Come vi aspettavate che reagissi? Non voleva sapere la verità. Josh aveva un brutto passato, ma forse era solo quello, era solo un passato e stava cercando di ricominciare. Non mi sembra il caso. Spero che abbia ragione, ma se non è così potrebbero ucciderla. Vuole forse rischiare? Sentite, Miss Turner è comprensibilmente sconvolta ed è meglio continuare questa conversazione un'altra volta, ok? Bene, abbiamo finito allora. Grazie di tutto, signori. Miss Turner, nel caso ricordasse qualcos'altro... torneremo con il mandato. Giuro che non capisco. Ok, Abby, senti. Michael, mi dispiace, io non avevo idea che Josh... Lo so. Non avrei mai osato compromettere la sicurezza della custodis. Ma lo so, ne sono assolutamente certo, davvero. Se però hai voglia di parlarne... Grazie, ma me ne devo andare. Perché scappi? Michael, noi ci occupiamo di sicurezza e se è vero quello che l'FBI ci ha detto, che Josh Gerard usava me per violare il nostro sistema, non posso restare qui. No, Abby, aspetta un momento. Vieni qui, ti prego. Abby, senti, mi spieghi cos'era quella storia del mandato? Volevo guadagnare tempo. Tempo per cosa? Abby, che succede? Devo andare a controllare il mio portatile. Se Gerard aveva davvero un complice, qualcuno potrebbe avere accesso al sistema, quindi devo mettermi a lavorare e non posso certo farlo qui. Ma cosa credi di trovare nel computer? Non ne ho idea. Vorrei scoprirlo prima dell'FBI. Abby, mi raccomando, non abbiamo a che fare con un hacker stavolta. Di chiunque si tratti è disposto a commettere un omicidio. Lo so. Thank you.
Josh, Gerard, chiunque tu sia. Ok. Vuota. Ha cancellato tutto. D'accordo, beh. Ci vuole ben altro per riuscire a fermarmi. Avere un conto con 10 milioni di dollari. Ok, cominciamo. Data di nascita. Non so neanche se è quella vera. La mia data di nascita? Solo una mera illusione. Isidoro. Ha funzionato? Sì, a meraviglia. Bene, quando potrò ricevere il denaro? Ce l'ho io. Quando possiamo incontrarci? Incontrarci? Certo, per darti la tua parte. Tu non sei Gerard. Sono un'amica di Gerard. Non credo che Gerard permetterebbe a un'amica di usare il suo computer. È il mio computer. Io tratto solo con Gerard. Gerard è morto. Assassinato. Possiamo parlare? Ti ringrazio di essere venuto, Michael. Ma figurati, non c'è problema. Cosa hai scoperto? Qualcuno cerca di fregarmi. Ho trovato un conto bancario a mio nome con 10 milioni di dollari e 2 biglietti per un volo internazionale. Cioè Gerard ti ha incastrato? Gerard era già morto quando è avvenuta l'operazione, quindi deve essere stato un complice. Cioè se l'FBI analizza il computer? Esatto. Hanno le prove che Gerard non si serviva di me, ma le prove che ero una sua complice. Non hai pulito l'hard disk, vero? No, no, sarebbe servito solo a peggiorare le cose. Ok, senti. Ne parleremo con gli avvocati, ma se raccontiamo all'FBI tutto quello che sappiamo... No, subito. Dovrei passare i prossimi 6 mesi a dimostrare la mia innocenza mentre il vero colpevole se ne va a spasso. Io, Michael, devo scoprire la verità. Potrebbe non essere l'unico problema. Dopo che sei andata via, ho detto a Owen di esaminare il registro eventi dell'anno scorso e di segnalare ogni cosa sospetta. Guarda cos'è successo 6 mesi fa. Qualcuno ha inondato il server di istanze non autorizzate. Ha sovraccaricato il sistema. Era un diversivo per nascondere il vero obiettivo dell'hacker. Quale obiettivo?
Non lo so, ma qualunque fosse, ormai dobbiamo ipotizzare che forse Cure possa essere stato manomesso. Cosa? No, è impossibile. Forse Cure non può essere violato. Dall'esterno no, è vero. Ma se Jarod ha usato il mio computer per accedere ai file direttamente, l'ha fatto dall'interno. Per quanto riuscirò a tenere la commissione di controllo all'oscuro? E i miei clienti? Che disastro! Lo so, prima o poi verrà fuori. Sarà imbarazzante. Imbarazzante? Con quello che è successo a Wall Street, nessuno è più disposto a tollerare un altro scandalo finanziario. Sarà più che imbarazzante. Non ha senso dargli il computer, Michael. Non serve, capisci? Nessuno conosce forse Cure come me. Se qualcuno può capire a cosa Jarod mirasse con tutto questo, sono solo io. Credi di poterci riuscire, Abby? Ho un'idea, solo che mi serve un po' di tempo. Studierò con attenzione questo rapporto per 48 ore. Spero che siano sufficienti. Grazie, Michael. Prego. Ah, Abby. Hanno buttato 10 milioni di dollari su un conto solo per incastrarti. Riesci a immaginare qual è la posta in gioco? Hanno fatto fuori Jarod. Oh, Spider, dove sei? Avanti. Smettila di cercarmi, sparisci. Dopo che hai risposto a qualche domanda, ad esempio, chi sei? Perché dovrei farlo? Perché non credo che lavori gratis. Qualunque somma ti dovesse Jarod, ti darò il triplo. Ma per quel prezzo voglio incontrarti di persona. Ci sei? Eufórica, mezzanotte. Tavolino centrale sulla parete nord. Porta il computer e vieni sola. Aspetta che abbia finito la birra per dirmi grazie. Voglio un'informazione. Come faccio a fidarmi di te? E io come faccio a fidarmi di te? Che vuoi sapere? Perché Jarod si era rivolto a te? Voleva che entrassi nel sistema, che lo intasassi di accessi, che lo bloccassi in sostanza. Tu sai per chi lavorava Jarod, chi può averlo ucciso? Sono domande a cui non so rispondere, chiaro? Nella borsa c'è un portatile. Sono pronta a scommettere che le risposte sono lì dentro, se sapessi dove cercarle. E pensi che potrei dirtele io, vero? Esatto. Senti, qualcuno mi ha chiesto di fare quel lavoro ed io l'ho fatto. Questo è tutto, ok? Non so altro. Ma sei proprio sicuro di non fare la stessa fine che ha fatto Jarod? Tieni il resto. Ti prego, aiutami. Tempo scaduto. No, aspetta un momento.
Sappiamo tutti e due che ci sei dentro. Qualunque cosa ci sia nel mio computer, ci sono le tue tracce. Quindi o adesso mi aiuti o lo consegno all'FBI. Scegli. Sei molto esigente. Beh, grazie al cielo tu capisci al volo, no? Ok. Andiamo in un posto sicuro. Dai. Ho parcheggiato in fondo alla strada, sbrighiamoci. Meglio non ritrovarci nel mirino di quello che ha messo la bomba nella macchina di Gerard. Che c'è? Hai detto bomba. Sì, e allora? Non ti ho mai detto com'è morto Gerard, non l'ho mai detto a Spider. Non dire niente. Vieni in macchina con me. Cammina, cammina. Che cosa vuoi? Voglio quel computer per cominciare, dammelo. No. Dammelo. No. Dammelo, ho detto. No. Adesso t'ammazzo. No. Il ragazzo che mi ha aggredito è in ospedale, in gravi condizioni. È in coma. Chi è? Si chiama Nicholas Kovacs. È il complice di Gerard? No. Non direi, sembra un esecutore. Dalla fedina risultano precedenti per incendio doloso e uso di esplosivi. Di esplosivi? Forse è stato lui a piazzare la bomba che ha ucciso Liri. Volete dirmi che quello con cui lavorava Gerard, il mandante del mio aggressore, è ancora in giro? Sì. Non è finita, allora. Che ci faceva in quel locale con Kovacs? Credevo che fosse Spider. Chi è Spider? Un hacker. Sono stata contattata su internet qualche giorno fa da una persona che sosteneva di aver lavorato per Gerard e di chiamarsi così, Spider. Allora ho pensato che avrei potuto capire come stavano le cose. Ho voluto vederlo. E ho trovato lui. Invece di Spider? Esatto. Mi dispiace, ma non è possibile continuare un'altra volta. Io vorrei tornare a casa. Abbiamo quasi finito. Possiamo rimandare a domani? Venga, un agente la accompagnerà a casa. Così sarà più tranquilla. Grazie. Si figuri. Abbiamo avuto il computer alla fine. Prego? Il suo computer. I tecnici dicono che ci vorrà qualche giorno, ma pensano di recuperare, se non tutti, la maggior parte dei dati. Qualcosa da segnalare? No. Va bene così. Nasconde qualcosa. Katie, andiamo. Credi davvero che c'entri in qualche modo? Forse Liri non si serviva di lei. Forse è lei il complice misterioso. E loro due gli ennesimi Bonnie and Clyde. Sì, è un'ipotesi, ma non sta in piedi. Danny, a che punto siamo con il DNA? Ci avevano promesso i risultati per domani in serata. Vuoi che mi informi? No, preferisco che cerchi di trovare qualcosa sul nostro amico hacker. Spider? Sì, Spider. Abby Turner? Mi volevi conoscere? Eccomi. Spider? Sì, in carne ed ossa. Già. Senti, perché non mi inviti a prendere un caffè? Buona idea.
fai la cameriera in quel locale, vero? No. Volevo avere il tempo di osservarti, per essere sicura che non fossi della polizia. Perché non ti sei fatta avanti, allora? Non lo so. C'era puzza di bruciato. È spuntato quell'uomo. Non me ne parlare. Senti, qual è il tuo vero nome? Non credo che i tuoi genitori ti abbiano chiamata Spider. I dettagli biografici la prossima volta, ok? Spider, basta e avanza per ora. D'accordo. Dimmi almeno come hai conosciuto Jared. Mai conosciuto. Cioè, non di persona. È successo tutto online. L'hai contattato tu? No. È stato lui a contattarmi e a offrirmi un lavoro. Che genere di lavoro? Il genere che paga. Sono stata molto disponibile finora, ma se vuoi farmi altre domande vorrei vedere la grana prima. Jared mi deve del denaro. E tu me ne hai promesso il triplo? Non ce l'ho. Ok, allora... Aspetta, ti prego. Senti, non sei della polizia e non sei certo una delinquente. Rispondi allora, che cavolo vuoi sapere? È solo che... cerco di rimettere insieme la mia vita. Una tisana, che meraviglia. Voleva che facessi un programma per lui. Per fare cosa? È un po' complicato. La prima parte genera una serie di conti bancari virtuali. Tanti. E poi? E poi crea una serie di codici di transazione per spostare il denaro da un conto a un altro, dopodiché il conto di partenza scompare quando l'operazione è conclusa. E poi ricomincia tutto. Era così facile. Cosa? Come Jared pensava di mettersi in tasca il bottino secondo il suo piano. Ok, facciamo finta che riesca ad aggirare il sistema di protezione di una banca. Telematicamente posso rubare somme enormi da qualunque conto, ma certo non trasferisco quelle somme su un conto a nome mio per poi andare dal cassiere a prelevarle. No, non sarebbe una bella mossa. No, sposto il denaro tante volte da impedire di rintracciarlo. Il tuo programma me lo permette, visto che cancella ogni traccia del conto di provenienza e diventa quasi impossibile da trovare. Certo, se non sai qual è il conto principale. Esatto. I soldi dove sono finiti? Non ne ho idea, è questo che voglio scoprire. Tanti auguri, allora. Aspetta, non mi dai una mano? Ho già fatto la buona azione dell'anno. E il reato che hai contribuito a commettere? Ho solo scritto un po' di formule per Jared, ok? Quello che ci ha fatto dopo non è certo un problema mio. E viste le dimensioni della pistola che quell'altro ti ha puntato in faccia ieri sera, non ho nessuna voglia che diventi un problema mio. Ma io e te possiamo scoprire qualcosa. Senti, se vuoi scoprire dov'è il denaro che Jared ha rubato, comincia a scoprire come l'ha rubato. Può aver usato il mio computer solo per caricare il programma. Quello che cerco non lo posso trovare sul portatile. Devo andare alla Custodis. Grazie della tisana. Aspetta, devi darmi una mano. Ti saluto, Abby Turner. Se mi serve qualcosa, come ti contatto? Non ci provare. Sei arrivato finalmente. Miss Turner, non sapevo che... Ah, ero andato a prendere... Fatti dare un portatile con una nuova installazione di ForSecure e portalo in sala riunioni. Grazie. Ma... agli ordini?
Quattro occhi vedono meglio di due. Non capisco, per fare cosa? Allora, a destra c'è il pacchetto originale di installazione del programma ForSecure. Tutti i file come dovrebbero essere. Ah, e a sinistra il programma come è attualmente installato nel computer centrale. Esatto, cioè quello che le banche usano. E che cosa dobbiamo trovare? Le differenze. Ma se ci fosse un'anomalia, il sistema lo rivelerebbe. Probabile. Visualizza i dettagli, voglio confrontare le date di modifica. Beh, non sembra che ci siano differenze. Sì, lui sarebbe stato più furbo. Lui? Lui chi? Ecco il file, è quello. Stessa data di creazione, stessa data di modifica. A me sembrano due file identici. Guarda le dimensioni. Già, quello del computer centrale è più pesante. Perché? Perché lì dentro c'è il virus. Il virus? E che cosa fa? È quello che cerco di capire, Carl. Ok, prima isoliamo una copia del file del computer centrale. E poi... ecco. Figlio di... Aspetti. Senta, non dovremmo avvisare qualcuno? Insomma, è più... Ecco fatto, Carl. È tutto a posto. Prendo in prestito questo, ok? Grazie, ciao. Ma Miss Turner... Prego. Lo prenda pure. Agente Wilcox? Sì, signore. Perché ricevo delle lamentele dalla scientifica riguardo ad un mio agente piazzato davanti alla porta in attesa di un rapporto? È il DNA dell'uomo saltato in aria, con la macchina. Eccolo. La prossima volta più pazienza. Grazie, signore. Simon Davis. Chi è Simon Davis? Ciao, Katie, sono Danny. Bisogna rintracciare subito Abigail Turner. Beh, non lo immagini nemmeno. Sei in ufficio? Ma che succede? Ho trovato questo. Che cos'è? La copia di un virus dormiente che ho trovato nel codice di un file di ForSecure. È quello attivato da Gerard. Oh, che bello. Quanto è pericoloso? Molto più di quanto immaginavamo, Michael. Cosa fa? Ruba denaro. Come? Dirotta altrove residui decimali dei centesimi di ogni transazione di cambio valuta che dovrebbe essere protetta dal nostro mitico ForSecure. Insomma, è riuscito a trovare il modo di usare il sistema di sicurezza che io ho creato per rubare i soldi che dovrebbe proteggere. Incredibile! E ci sono milioni di transazioni ogni giorno. Lo so. Da quanto dura? Dall'attacco di 6 mesi fa. E poi l'ha disattivato la sera prima di essere ucciso, chissà perché. 6 mesi. Significa una discreta somma. 300 milioni di dollari, più o meno. Sai dove sono finiti quei soldi? No, in un conto da qualche parte. Ok, Abby. Senti, non si tratta di un furtarello, sono 300 milioni di dollari, una marea di soldi. E se quelli che li hanno rubati si rendono conto che hai capito, che puoi risalire fino a loro, ti esponi a enormi rischi, Abby. Lo so, ma che altro posso fare? L'FBI ormai ha il mio computer. Sanno dei 10 milioni? Non credo, ma è questione di tempo, sempre che non li abbiano già scoperti. Insomma, ogni cosa su quel portatile è contro di me. Dovranno chiedersi se è davvero innocente, perché non si è rivolta a noi. Senti, ti faccio sapere se scopro qualcos'altro, ok? Aspetta un momento, dove vai? Devo trovare quel denaro subito. E spero anche chi è stato a rubarlo. Penso che se porto questi risultati all'FBI, allora forse riesco a convincerli che non c'entro con questa storia. Aspettavi qualcuno? No.
Mr. Brobin? Salve, agente Anderson, agente Wilcox. Esatto. Salve, a che devo il piacere? Cerchiamo Miss Turner, dobbiamo parlare con lei prima possibile. È qui per caso? C'è stata un'improvvisa svolta nelle indagini. Avete provato a casa sua? Sì, veniamo da lì. Non l'ho vista, ma se dovesse venire le dirò che l'ha cercata. Ok, la ringraziamo molto. Di niente. Scusi se l'abbiamo disturbata. No, assolutamente. Buonasera, Mr. Brobin. Buonasera. Immagino che dovrei chiamarti Gerard ora, giusto? Abby. Non capisco neanche com'è possibile che adesso tu sia qui davanti a me. Lo so che è difficile da capire. Dimmi almeno perché. Perché l'hai fatto? Perché? Perché? Perché non c'era alternativa. Oh. Ho fatto degli sbagli, ok? Cose di cui non sono fiero. Volevo dimenticarmene, ricominciare. Quando ti ho conosciuta, credevo di farcela. E invece uno di nome Simon Davis si è intromesso. Amico! Che ci fai qui? Potrebbe vederti. Rilassati, non rispondevi al cellulare, eravamo preoccupati. Che combinazione! Simon? Sì, è qui. Simon lavorava per uno che sapeva chi ero, cosa avevo fatto. Ha detto che dovevo creare un virus e caricarlo nel computer della Custodis, altrimenti poteva rimandarmi in prigione. E tu l'hai fatto? No, gli ho detto di no. Ma ti avrebbero ucciso se non avessi collaborato. Senti, te lo giuro, non c'era alternativa. Chi sono queste persone? Non lo so. Il mio unico contatto era Simon. Che mi dici di Spider? Me l'hanno indicata loro, è brava. E quei 10 milioni di dollari a mio favore che mi hanno resa tua complice? Abby, non sono stato io, non c'entro niente. Ok, certo. Io dovevo caricare il virus, attivarlo e disattivarlo. Se l'avessi fatto sarebbe finito tutto e ci avrebbero lasciati in pace. E perché allora hai deciso di sparire? Di farmi credere per tutto questo tempo che eri morto? Appena uscito quella mattina è arrivata una telefonata. No, tutto fatto. Sto per muovermi. È passata una macchina della polizia. Sapevo che erano lì. Era una trappola. Se fossi andato in quel capannone, non ne sarei uscito vivo. Invece volevo tornare tra le tue braccia. Volevo dirti tutto, tutta la verità. Volevo scappare via con te. Ma poi... No, no, nessun problema. Ci vediamo lì. Che succede? Niente. Ci aspetta il capannone sulla West 28. Ok.
Aspetta, ho dimenticato una cosa. Le chiavi. Ho capito che Simon e io eravamo inutili, carne da macello. Sono scappato. Scomparire era la sola cosa da fare. Ma perché non hai cercato di avvisarmi? Potevi telefonarmi. Non volevo metterti nei guai, volevo che stessi al sicuro. Prima o poi verrò fuori da questo casino. Sarà più facile se mi credono morto. Ti ho seguita l'altra sera. Al locale? Controllare che non ti succedesse niente. Quando ti ha puntato la pistola... Dammelo! No! Dammelo! Dovevo fare qualcosa per salvarti. Non avevo scelta, Abby. Dov'è il denaro ora? Non ne ho la minima idea. Non ne hai la minima idea? L'hai creato tu quel virus. Lo so. C'è una protezione sul conto principale. Se qualcuno dovesse fregarmi, resterebbe con un pugno di mosche. Ogni 36 ore devo inserire un codice per mantenerlo attivo. È chiaro che dopo la mia presunta morte l'FBI è entrata in casa mia. Ha preso... Il tuo computer. E tutto il resto. E quindi? Quindi... Allora? Il denaro è stato automaticamente trasferito su un altro conto virtuale. E quando si sono resi conto che la mia morte l'aveva fatto sparire... Hanno deciso di dare la caccia a me. Esatto. Per questo sono qui. Cioè, vuoi dirmi che l'unica arma che avevamo, l'unica prova che avevamo è svanita? C'è di più. Se si verificano 5 trasferimenti senza il mio codice, il conto scompare. Come sarebbe scompare? Il conto e il denaro depositato cessano di esistere. Oddio. Volevo essere sicuro che se qualcosa andava storto non risalissero mai a me. Quanto tempo abbiamo prima del quinto trasferimento? 21 ore. Oh. Abby, mi dispiace, non volevo coinvolgerti. Ti prego, devi credermi. È vero quello che ho detto l'altra sera. Io ti amo. Sai, è buffo perché il mio lavoro ha sempre avuto come obiettivo che tutto fosse al sicuro, come in una cassaforte. L'avevo pensato anche per la mia vita. Non so più cosa credere ormai. Abby, io non... Ok, dobbiamo andare. Dove? Dove andiamo? Tu a cercarti un buon nascondiglio finché non decido cosa fare. Aspetta, posso aiutarti? Sì, per sfortuna avrò bisogno del tuo aiuto per sistemare la cosa, ma per ora sei solo un peso, quindi ci vediamo dopo. Anderson. Ciao, Katie, sono io, Danny. Novità? Beh, ho qui il rapporto sull'hard disk della Turner. E ci sono operazioni bancarie e un conto con 10 milioni di dollari dentro. Poi è arrivata la conferma. Aveva prenotato un volo 2 giorni dopo la finta morte di Liri. Credi ancora che sia solo una vittima? Onestamente, Katie, non sono convinto. Cosa non ti convince? Vince è avida. Si è messa con Liri e hanno fatto un colpo insieme. Ok, ammesso che sia andata così, cosa hai in mente ora? Katie, tutti quelli con cui ho parlato, tutti quelli a cui ho chiesto, dicono che è una donna in gamba. È tanto in gamba da rubare tutti quei soldi, però tanto ingenua da rimanere in giro. Scusami, io rubo 10 milioni. Cavolo, me ne vado, giuro, io sparisco prima ancora che comincino a cercarli. Capisci? Invece lei ruba una tale somma
la mette in banca sul suo conto personale e aspetta, aspetta che noi la troviamo. E inoltre compra due biglietti aerei, ma poi non li usa. Perché? Non lo so, secondo me potrebbe non essere così in gamba. Già. O potrebbe... potrebbe essere stata incastrata. Da chi? Gerald? No, non può essere Gerald. Insomma, la bomba era destinata a lui. Anche se poi non ha raggiunto lo scopo. No. Katie... credo che ci sia qualcun altro in gioco. Credo che dovremmo cercare di riparlare con lei prima di arrestarla. Che speri di ottenere? Non lo so. Senti, se è così in gamba come dicono, qualcosa verrà fuori. Tentar non nuoce. Ok, ci vediamo a casa sua. Ho già 20 minuti di ritardo per la riunione con il procuratore. Ti raggiungo dopo. Ok, d'accordo. Auguri. Grazie. Che guardi, terzo palazzo, ultimo piano. Ci abito io. Ok, ma perché ci nascondiamo? Visto? È l'FBI. Come fai a saperlo? Li riconosco. Tutto quello che ho è là dentro. Soldi, computer, file dove è meglio che loro non mettano il naso, qualunque cosa. Ora ho solo questa. Senti, mi spieghi come mai l'FBI sorveglia casa mia? Eh? Perché gli ho parlato di te. Che cosa? Ma perché? L'altra sera, dopo l'investimento, ho detto che dovevo incontrare un hacker di nome Spider. Oh, perché hai fatto una cosa così stupida? Perché facevano domande. Che cosa dovevo fare? Mentire? Per te. Senti, se vuoi venirne a capo, aiutami. Allora? Stai con me o no? Non ho altra scelta. Wilcox dell'FBI, c'è nessuno! Dovresti essere qui. Cos'è successo? Hanno sentito degli spari e hanno chiamato. Era un ottimo agente. L'appartamento è intestato a... Abigail Turner. È una persona a conoscenza dei fatti nel caso che seguivamo. È qualcosa di più ora. Senti, non provo neanche a chiederti di ignorare la cosa, ma i due casi devono restare separati. Non voglio che ti fai condizionare dal suo omicidio. Certo. Ok. Che pensi di fare? Voglio due mandati. Nomi? Gerald Leary e Abigail Turner. D'accordo. Ti ho detto che è impossibile. Se Gerald ha aggiunto un codice a tempo al mio programma e poi non l'ha inserito, i soldi sono andati. È semplice, no? Sono da qualche parte, Spider. Sì, è probabile, ma è come sperare di trovare un ago in un pagliaio.
A questo serve il mio programma. Ogni traccia sparisce, quelli come me, come te, non trovano niente. Grazie. Grazie. Rintracceremo i soldi. Scusa, ma la parola andati, lo sai cosa significa? Ascolta. Il denaro che Jared ha sottratto da ogni transazione è come un aeroplano che decolla da un aeroporto. Solo che ci sono migliaia di aerei che decollano da migliaia di aeroporti e hanno tutti piani di volo diversi, seguono rotte diverse che non sono mai le stesse. Ma atterrano tutti sulla stessa isola. Il conto principale. Esatto. Il problema è che se non sai qual è l'aereo, non saprai mai dove è atterrato, ma se lo sai, se il denaro è segnato, potrai seguirlo per tutto il viaggio, fino a destinazione. Sì, ma non è segnato. Il denaro che Jared ha rubato non era segnato. Ma quello che ruberemo lo sarà. Prendi la giacca. Jared. Dobbiamo andarcene. Dai. Di Jared. Ormai non sono più sicura di niente, ma se vogliamo uscirne abbiamo bisogno di lui. Apri la porta. Ciao. Siamo ricercati. Lo so. Giuro che non c'entro, Abby. Ok, per il tuo bene spero che non sia una bugia. Sono Spider. Lo so, è pazza. Aspetta, vuoi che ricarichi il virus nel sistema per poter rubare altri soldi? E seguirne gli spostamenti finché non ci portano agli altri soldi. Esatto. Te l'ho detto che è pazza. Ci accusano di omicidio, non possiamo di certo andare all'FBI. Quindi, che altro possiamo fare? Sapete, può funzionare. Siete due pazzi. Credo che tutti e tre insieme possiamo farcela. Ci serve solo un portatile. E magari anche una copia del virus. Allora? C'è tutto. Al lavoro, ragazzi. Novità? Svaniti nel nulla. Non ci sono loro tracce da nessuna parte. Verranno fuori. Ciao. Tutto bene? Sì. Quanto ho dormito? Un paio d'ore. Evidentemente ne avevi bisogno. Dov'è Spider? È andata a prendere un caffè. Posso chiederti una cosa? Ti fidi di lei? Ciao. Bene, ti sei svegliata. Ho pensato anche a te. Che ore sono? Quasi le due. Macchiato dolce. Grazie. Te? Grazie. E per me un caffè latte. A che punto siamo? L'aggiorni tu? Sono all'ultimo passaggio.
pollicino e le briciole di pane. Carino, e che fa? Beh, è un worm come il virus di Jared, solo che annota con esattezza dove lui e il denaro si trovano, dopodiché ci invia l'informazione e quando partono i soldi... Noi seguiamo le briciole fino alla destinazione finale. Perfetto. Allora, quanto tempo abbiamo prima che conto e soldi spariscano? Un po' meno di un'ora. Ok, diamoci da fare. C'è una notizia buona e una cattiva. Quale vuoi prima? Bene, la buona notizia? Ho aumentato la velocità dell'operazione con il nuovo virus. Così potremmo visualizzare il conto principale con i 300 milioni. Ok, qual è la cattiva? Per caricare il virus e accedere al conto principale, dobbiamo farlo dal terminale centrale della custodia. Non dovrebbe essere un problema in fondo, no? No, nessun problema. Basta andare alla custodis ed è fatta. Dici sul serio? Riesce a entrare in un sistema di sicurezza. È uno scanner che legge un microchip. Sì, credo di avere l'occorrente. Bene. Ok, andiamo. Sì. Non mi sento bene. Grazie di tutto. Dai, muoviamoci. Quanto ce ne hai messo? Abbastanza da farlo dormire almeno un'ora. Senti, ho dimenticato una cosa. Va a prendere la macchina e vieni qui, d'accordo? Ok. Risponde alla segreteria dell'agente Katie Anderson. Lasciate un messaggio dopo il beep, grazie. Agente Anderson, Abby Turner. Ok, abbiamo 30 minuti per trovare il conto. Ce la facciamo. Infilalo. Aspetta, sono pronta. Bene. 1, 2, 3. Ora vai. Ok, il sistema di protezione è andato. Forza. Aspetta, ferma. Ora. Speriamo che non abbiano cambiato le password. Perfetto. Il nuovo virus è all'opera. Abbiamo 10 minuti prima di perdere tutto. Quando sei pronta... Ho trovato dov'è il conto principale. Ancora un secondo. Eccolo, Continental Saving, tocca a te. Entra e trova i soldi. Allora? Non lo so, non riesco a craccare la protezione. Non mi direi che ti arrendi così. Ma che diavolo succede? Tranquilla, l'ho chiamata io. Tu? Sì, poteva servirci una mano. Oh, beh, ecco, a me servirebbe. Fammi provare. Funziona? Speriamo. Non capisco. Miss Turner, ho la massima fiducia nelle sue capacità. Continui a provare, la prego. Oh, cavolo!
Non ci riesco, non riesco a craccare la protezione. È suo questo programma. Certo, per impedire che qualcuno facesse esattamente questo. Tra 5 minuti i soldi spariscono, prova ancora. Anche se avessi tutto il giorno non ci riuscirei, è inutile. Non riesco a craccare il sistema di sicurezza. Va bene, vediamo se adesso ti viene l'ispirazione. Ehi, noi non abbiamo fatto niente. Agente Anderson, vogliamo collaborare, ricorda? Non vogliamo certo prendere quei soldi. Lo so, lo so. Io sì, però. Per 15 anni ho dato la caccia di impiegati infedeli per l'FBI. Ho rinunciato a tutto per un misero stipendio e una pensione da fame, mentre quelli se ne andavano con milioni e milioni. Ma come ha potuto? C'era un'inchiesta sulla Custodis. Bisognava fare dei controlli. E poi Gerald Leary è ripiombato nella mia vita. Un piccolo delinquente, certo, ma sapevo in cosa era bravo. Sapevo che la Custodis si occupava di denaro e sapevo anche che ci avrei messo le mani. Non ci è voluto molto a preparare il piano d'azione. Davis ha messo sotto pressione il povero Gerald. All'inizio non ne voleva sapere. Allora Davis l'ha dovuto minacciare di ammazzarti. Chi l'avrebbe detto? Curioso, la cavalleria non è morta. Certo è buffo che adesso Gerald si prenda la colpa di tutto. L'omicidio del mio collega, il vostro e ovviamente il furto di tutti quei soldi. Forza, trovali. Non posso. Non è la risposta che volevo. Mi uccida e non vedrà un centesimo di quei soldi. No! E se uccido lei? Ha detto che avevi 5 minuti per trovare i miei soldi. Diciamo che ti resta 1 minuto. Non so se ne sono capace, la sono prego. Già passati 5 secondi. No. 45 secondi. 30 secondi, Abby, sbrigati. 20. Abby, aspetti. 10. Ok, forse ce la faccio. Ancora 1 minuto, la prego. Sono rimasti 6 secondi. Tempo scaduto. Ero sicura che ci saresti riuscita. Peccato. Aspetti, aspetti. Ecco i suoi soldi. Sei sicura? Sì, guardi. Quanti sono? Circa 300 milioni di dollari. Visto? Non era poi tanto difficile. Trasferiscili su questo conto. Di computer. Come credi che andrà a finire questa storia? Non così. Vedrai. Mi dispiace deluderti. Oh! Robin. Figlio di... Come stai? Bene. Più o meno. Grazie, Gerald. Se non fossi arrivato tu... Figurati. Mi dispiace. Neanch'io mi sarei fidato. Tutto bene? Sì. Che ci fai qui? Beh, ero a casa. Ho visto che qualcuno entrava nel sistema con la mia password e sono venuto a vedere che succedeva. Li ho trovati. Che cosa? Quasi 300 milioni di dollari su un conto di una nostra banca. Oh, cavolo. Ora che devo farne? Spostali e mettili in un conto presso terzi in attesa che i federali ci dicano come dobbiamo comportarci, ok? Ok. Pronto, 911? C'è stata una sparatoria alla Custodis, 85 Stewart. Ecco,
Grazie. Che c'è dentro? Già. È vero, non ti ho ancora chiesto scusa. Avevi i tuoi motivi, giusto? Allora, che facciamo? Spider doveva essere già qui. Ancora non mi capacito di avere un'amica di nome Spider. Volevo dire, noi che facciamo? Non so che cosa dire. Mi dispiace, Gerard. Mi dispiace di non essermi fidata di te. Di non averti creduto. Adesso ho capito che cercavi di proteggermi. Perché non ci lasciamo tutto alle spalle? Perché non sopporto le bugie. Che altro potevo fare? Lo so. E vorrei perdonarti, vorrei dirti che ti amo e davvero vorrei dirtelo, solo che non lo so. Ehi. Dammi una possibilità. Dall'anno i due. Ti prego. La porta era aperta. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao. Sono di troppo? No, assolutamente. È avanzata un po' di tisana per me? Allora? Che dice l'FBI? Beh, è con la pistola della Henderson che hanno sparato all'altro agente. Così è caduta l'accusa contro Abby e me. È già una fortuna che non mi abbiano accusata di ostacolo alla giustizia. Tu hai novità? Mi hanno offerto un lavoro nel settore informatico. Oh. Lavorare per l'FBI. Non male per una che molla il college. C'è ancora un altro mistero che vorrei che tu risolvessi, ti prego. Qual è il tuo vero nome? È lì che l'ho conosciuto. Al college. Conosciuto chi? Il tuo capo. Ha tenuto delle conferenze in uno dei miei corsi. Michael ti conosceva? Credo. Sì, perché? Tu hai detto che quello che ti ricattava ti ha messo in contatto con Spider. Sì. Questo significa che sapeva bene chi era Spider, di cosa è capace al computer. Sì, ma... Aspetta un momento. Conto 44888491 è dove ho trasferito il denaro. Puoi rispondere tu? Certo. Pronto? No, è qui. È occupata adesso. Vuole che le dica qualcosa? Sì, aspetti. Abby, è il vice direttore Marrow dell'FBI. Vuole sapere dove sono finiti i 300 milioni di dollari. Sono scomparsi. Sono volati via. Che fai, parti? Mi hai spaventato. Sì, sì, mi sono preso un paio di giorni, dopo tutto quello che è accaduto. Ma che fai qui, Abby? Ti serve qualcosa? Sì. Magari una confessione. Una confessione? Non far finta di non capire. Sei molto abile, lo ammetto. Mi avevi fregata. Non usare questo tono, Abby. Non mi piace. Sai cosa credo? Che c'eri in mezzo sin dall'inizio. In mezzo a cosa? E anche che l'agente Henderson ti conosceva. Indagava su di te, vero? Che cosa avete fatto? Un accordo? Una collaborazione? Rubate 300 milioni di dollari e poi via, finalmente ricchi. Queste sono accuse molto gravi, Abby. Hai trasferito tutti quei soldi su un conto corrente a mio nome per incastrarmi. La
L'agente Anderson usava Gerardo per ottenere il suo scopo. Tu usavi me. Dimmi che sbaglio. Ti ho salvato la vita, Abby. Certo. Così con il mio aiuto avresti potuto rubare 291 milioni di dollari. Chi, io? Non sei tu quella che l'FBI sospetta? Tu sei quella che ha nascosto i soldi, non io. O mi sbaglio? Sei proprio un mascalzone, lo sai, Michael. Io sono innocente. Ho le mani pulite. E non c'è neanche uno straccio di prova del contrario. Non hai niente. È vero, hai ragione. E tu non hai 291 milioni di dollari. Non so neanche di che cosa parli. Che c'è, non ridi più adesso? Dove sono? Dove sono? Non so neanche di che cosa parli. Dei miei soldi. Non lo so. Da quanto non controlli? Non te lo chiederò ancora. Tu me li hai rubati e io li ho ripresi. Siamo pari ora, no? Peggio per te. Ha una pistola. FBI, mani in alto. Non faccia resistenza, è inutile. La dichiaro in arresto. Con quale accusa? Tentato omicidio per cominciare, poi vediamo che succede. Come hai fatto? Fatto cosa? Come hai trovato i soldi? Come hai fatto a svuotare il conto? Non è così. Spider ha creato una falsa schermata che è apparsa quando sei entrato nel tuo conto. Era solo una messa in scena. Cioè i soldi sono ancora lì? Esattamente dove erano, tutti i 291 milioni. Ciao ragazzi. Sienna. Scusa? Volevi sapere il mio nome? È questo. Sienna. Abigail. Molto piacere. Visto che siamo alle presentazioni, Gerard. Piacere, Gerard. Piacere mio.